Mank. Sono Orson Welles. Sì, certo, chi altri? È tempo che noi due parliamo. Cos'è che dice lo scrittore? Racconta la storia che conosci. Saluta a tutti! Faccia come fosse a casa sua, signor Mankiewicz. Posso chiamarla Herman? La prego, mi chiami Mank. Mank! 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 Lui è Herman Mankiewicz, ma noi dobbiamo chiamarlo Mank. Mankiewicz? Herman Mankiewicz? Il drammaturgo e critico teatrale di New York? Un umile sceneggiatore, signor Hearst. Questa è un'attività in cui l'acquirente non ottiene altro coi suoi soldi che un ricordo. Quello che compra appartiene ancora a chi gliel'ha venduto. È questa la vera magia del cinema. Azione! Tuoni, fulmini, fuoco, religione. Aiuto! Qualcuno venga a salvarmi! Tutto in un solo film. Anche a prova di regista. È la ragione per cui voglio sempre avere Mank intorno. Ho sentito dire che stai dando la caccia a una grossa preda. Dio benedica William Randolph Hearst. Pronto a dare la caccia alla grande balena bianca? Sì, chiamatemi Ahab. Prego, avanti. Di questo passo non concluderà mai. Lei aveva detto 90 giorni, Wells 60. Sto facendo il massimo data la situazione. Ho sopportato il tuo alcolismo suicida, il gioco d'azzardo compulsivo, le tue sciocche storie platoniche. Sei in debito, Herman. Chi ti credi di essere, Mankiewicz? Tu non sei altro che un buffone di corte, lo sai? Quello che voglio sapere è lei che cosa ne pensa. Un groviglio. Una collezione di frammenti che rimbalzano nel tempo come fagioli salterini messicani. Benvenuto nella mia testa, vecchio mio. Lui lo capisco. Ma Marion cosa ha fatto per meritare questo? La ragazza non è lei. Non tutti i personaggi sono dei protagonisti. Alcuni sono secondari. Se vai allo scontro con Will, tu sei finito. Meyer non potrà salvarti, nessuno potrà. Men che mai il tuo giovane genio di New York. Ho rimosso ogni distrazione, le ho tolto ogni scusa. La sua famiglia, i suoi amici, i liquori. Io le ho dato una seconda occasione. Non si può cogliere l'intera vita di un uomo in sole due ore. Il massimo che puoi sperare è dare l'impressione di averlo fatto. Perché, Hearst? Dio solo sa se, a parte la sua Betty Boop bionda, lei non fosse il suo commensale preferito. Ha presente la parabola della scimmia del suonatore di organetto?